Avellino e Juve Stabia non vanno oltre il pari, la sblocca Cosimo Paterno dal dischetto. Grande momento di forma per il centravanti ex Virtus Francavilla. La Juve Stabia rimette le cose a posto con Mignanelli, ma Ricciardi rovina la festa alla squadra di Pagliuca. Fine primo tempo, in pieno recupero, l'uomo della provvidenza per la Juve Stabia si chiama Mignanelli, che realizza una doppietta, finisce 2-2. Il Messina esce dalla zona rossa della classifica grazie alla vittoria contro la Casertana, doppietta per Michele Mausso che segna un gol per tempo, la sblocca così nella prima frazione. Nella ripresa, spazio anche al suo sesto gol stagionale, Casertana che si ferma, 12 risultati utili consecutivi. Il big match tra Taranto e Picerno finisce in perfetta parità per le marcature, la squadra di Capuano su calcio di rigore, il primo segnato in stagione dopo tre errori dagli 11 metri, a segnare è Antonio Romano, ma il Picerno risponde con il solito Murano che salta più in alto di tutti e fa 15 in stagione, finisce 1-1. Dopo la schiacciante vittoria contro il Catania, il Crotone stende anche la Turris con un sonoro 4-0, due reti per tempo, nel primo a segno lo Iacono in apertura di match, a raddoppiare invece è Guido Gomez che riapre il secondo tempo andando a segno per la seconda volta in questa partita e facendo così il 3-0, Crotone che spreca dagli 11 metri con Tuminello che sbaglia ma a chiudere i conti e Dursi pochi minuti dopo finisce 4-0. Seconda vittoria consecutiva per il Benevento che prova a risalire in classifica, succede tutto nella ripresa con la Virtus che sblocca la partita con il solito artistico, ma il vantaggio dei pugliesi dura pochi minuti perché Ciano riporta il match sull'1-1, nel finale Simonetti regala 3 punti alla sua squadra, fondamentale per rimanere in scia delle prime della classe. Terza vittoria nelle ultime 4 gare di campionato per il Sorrento che vince sul campo del Cerignola grazie al gol al quarto d'ora di gioco di Ravasio che manda tutti a riposo con il punteggio di 1-0. Nella ripresa raddoppia Sorrento, questa volta con Vitale che torna a gol dopo più di 2 mesi. Il Sorrento rimane in 10 per l'espulsione di De Francesco e quindi l'Audace accenna la rimonta con D'Andrea che segna il 2-1 che servirà a poco perché a portare a casa i 3 punti il Sorrento. Il Potenza non si ferma più e vince anche contro il Latina conquistando il 10° posto della classifica, un gol per tempo, prima Candellori porta avanti la squadra così, nella ripresa raddoppia Maddaloni, finisce 2-0. Giuliano torna a successo dopo 3 KO consecutivi, lo fa battendo il Foggia 4-1, a passare avanti sono i pugliesi con Embalo in avvio di match, ma l'espulsione ingenua di Di Noia per proteste fa soffrire non poco la sua squadra che rimane in 10 dal 20° del primo tempo. Allora il Giuliano prima trova il pareggio con Ciuferri a 10 dalla fine del primo tempo, poi nella ripresa completa la rimonta nel finale a segno Sorrentino entrato pochi minuti prima, Sorrentino che realizzerà una doppietta in appena 5 minuti nel finale, spazio anche al gol del 4-1 segnato da Baldé su errore di Nobile. Dopo la sconfitta contro il Crotone, Catania rialza la testa e conquista 3 punti preziosi per la classifica, segno nella prima frazione Samuel Di Carmine, nella seconda parte di partita invece spazio al raddoppio di Zammarini e poco dopo l'ora di gioco segna così, a segno anche Costantino su calcio di rigore e Chiarella 5 minuti dalla segnazione del recupero, terza sconfitta consecutiva per il Brindisi. Sesto KO nelle ultime 7 gare per il Monopoli che perde contro il Monterosi per 2-1, match sbloccato nel primo tempo da Di Francesco. Monopoli che non ci sta e Borello pareggia i conti ma solamente per pochi secondi perché il Monterosi torna a fare male alla difesa avversaria, questa volta con Verde. Monterosi che torna alla vittoria dopo 6 turni.